Marco Fioravanti. Fioramanti, volevo. Fioramanti, quindi parlaci della tua arte. Va bene, l'arte è nata dopo una laurea in ingegneria, perché poi ho lasciato la professione, ho seguito un gruppo di artisti, e, da autodidatta, ho fondato un gruppo nell'82 a Roma. Non è proibito, insomma, ecco, passare dall'ingegneria all'arte. Anzi, già c'era una certa sensibilità perché è una tesi legata a una ristrutturazione dei centri storici. Quindi è civile, no? Ingegneria civile. Ingegneria civile. Prego. E nell'82 è nato questo gruppo, soprattutto a livello performativo, che si chiamava Trattista, e riveniva il tratto, che è possibile notare in gran parte di questi lavori, come elemento immediato, diretto. Mm-hmm. Molte delle azioni avvenivano in diretto contatto col pubblico, Ponte Sisto, Ponte Sant'Angelo, insomma, ai tempi Nicolini, quando la cultura era almeno a livello nella nostra amministrazione. Soprattutto quando il pubblico finanziava. Esatto. È molto semplice. E quindi ho continuato nel tempo a portare avanti quest'arte performativa, che ha anche una base antropologica, perché c'è un segno che ricorre e ha in qualche modo un legame con i paesi che sono stati egemonizzati dall'Occidente. Parliamo di tutte le culture che in fondo poi sono scomparse, dagli aborigeni australiani, popoli africani, la protostoria andina, eccetera. E poi ho viaggiato molto all'estero, sono stato 20 anni tra prima Berlino Ovest ai tempi del muro, di cui ho dato il massimo di riconoscimento anticipando la caduta del muro con un'installazione di una Volkswagen dipinta come ho dipinto il muro 5 anni prima che cadesse, quindi ho simulato l'abbattimento. Quindi un artista che ha viaggiato molto, sì, che ha studiato molto. Beh, e diciamo che ha sperimentato anche molto, perché diciamo nel tratto, vogliamo chiamarlo artistico più che pittorico, certo, si intravedono elementi diciamo che richiamano anche appunto a esperienze di popolazioni e etnie. Sono stato 2 mesi in Nepal, dove ho seguito degli sciamani. Esattamente. Quindi, volevo arrivare appunto in seguito c'è stata l'apertura alla scultura, però sono sempre elementi rituali in qualche modo. Perfetto. Legano. Allora.